La Proloco infiora Taurianova. Sì, la Proloco, ma non solo la Proloco. La Fiorella Taurianova quest'anno sarà una squadra che è composta da 16 associazioni che saranno qui, verranno da tutta l'Italia, da associazioni della CIDAE che sono Camaiore, Montefiore, Torricella, Genzano, Gerano, Noto, Pachino e Taurianova, ma avremo anche altre associazioni della Calabria, Palmi, Bovalino, Gioia Tauro, Monasterace e Gallico, che ci daranno una mano a rendere questa città per un giorno, anzi per 3 giorni, la capitale delle infiorate, perché siamo riusciti a creare a Taurianova un evento unico in Italia, quello di raggruppare le tecniche e le modalità, diciamo, delle infiorate di tutta Italia, tutte in una sola infiorata, e questa è stata una cosa unica in Italia. E che dire, ancora non l'ho capito se ho finito Noto e ho iniziato Taurianova, perché praticamente è successo tutto nel giro di 15 giorni. Come ho detto a Noto, e adesso dirlo qui nella terra dove sarò il direttore artistico, ha un sapore diverso. A Noto abbiamo parlato di Taurianova e qui adesso si è concretizzato il fatto che io sia direttore artistico, perché ancora a Noto ero presa ovviamente dalla mia infiorata e non avevo idea del fatto che già iniziava questo. Siamo un po' stanchi, ma veramente soddisfatti e emozionati per tutto quello che sta avvenendo nella nostra città. Il lavoro di tanti anni sta avvenendo a galla in maniera prepotente e quest'anno manifestazioni su manifestazioni, questa dell'infiorata stasera della conferenza stampa, e cogliamo l'occasione per invitare tutti il 21, il 22 e il 23 di giugno a venire ad ammirare una bellezza straordinaria. Sarà, per chi è venuto l'anno scorso, sarà qualcosa che è addirittura il doppio di quella dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto migliaia di persone a visitare la nostra infiorata nei 3 giorni, che non è solo infiorata, e nel contesto è gemellato con Capitale del Libro. Ci saranno tantissime manifestazioni collaterali, chiaramente la bellezza attrattiva dell'infiorata farà la parte del leone, ma saranno 3 giorni da vivere intensamente a Taurianova sotto tutti i profili: turistico, gastronomico, culturale, e chi più ne ha più ne metta. Sì, è veramente un'emozione, è la prima volta che partecipo a questa infiorata, è la prima volta che comunque sono stato invitato, e ringrazio veramente Nello Strangis con tutta la Proloco che mi ha voluto fortemente sin dal primo momento che sono uscito dalla casa. Nel mio piccolo cerco di promuovere la bella Calabria, che è questa qua, sono queste bellissime edizioni che vanno fatte vedere a tutta Italia, a tutto il mondo, perché questa è la vera Calabria che ci piace e che vogliamo appunto far vedere. E spero, come ha detto anche Noemi, di essere all'altezza come ospite, di rappresentare anche questa infiorata, ed è veramente eccezionale. Qui abbiamo avuto una bozza di tutto ciò che ci sarà, ed è veramente una cosa favolosa.